Siamo con De Clemente, allenatore e giocatore del Città di Minturno Marina, una sfida che la tua squadra ha giocato con molto coraggio, molta intraprendenza, siete anche andati sopra nel punteggio per 2-0, poi alla distanza naturalmente insomma, sono emersi un po' i valori che ci sono stati fino a questo momento in campionato, però in ogni caso la tua squadra ha dimostrato di meritare molto di più dei 0 punti in classifica. Ti ringrazio per quello che dici perché mi riempie un po' di gioia perché comunque, ecco, magari tu hai avuto l'occasione oggi di vederci e quindi puoi valutare sostanzialmente che effettivamente qualche punticino in più l'avremmo forse meritato lungo il nostro cammino. Però la classifica parla chiaro, oggi siamo a 0 punti, comunque c'è qualche problema grosso da verificare e cercare di risolverlo lungo la nostra strada, insomma. Strada che purtroppo fino adesso non è stata semplice perché comunque tra scelte fatte a inizio stagione errate e un proseguo ricco tra infortuni e vari problemi lavorativi, eccetera, non mi ha mai permesso di lavorare durante la settimana. Siamo con Del Brusco, dell'Anzio Lavinio, una gara che sulla carta doveva avere un esito scontato, non lo è stato. Avete subito nel primo tempo 2 gol, poi siete rientrati in partita. Insomma, vi siete un po' spaventati per quello che stava succedendo. Sì, buonasera. Abbiamo forse sottovalutato la partita. Merito agli avversari che comunque hanno difeso bene. E abbiamo trovato il primo gol su un tiro libero e forse quello ci ha dato la scossa per poi ribaltare il risultato. All'inizio abbiamo sentito il vostro allenatore che diceva di prestare particolare attenzione sul numero 7 Flocco. In verità me lo siete persi un paio di volte all'inizio. Eh sì, abbiamo fatto poca attenzione. Infatti, ha fatto 2 gol. Poi siamo messi meglio, abbiamo tenuto di più e il risultato si è visto. È stato importante riuscire a segnare 3 gol alla fine del primo tempo per cambiare l'inerzia della partita. Eh sì, è stato importantissimo andare sul primo tempo in vantaggio, nonostante non hai fatto un gran primo tempo, molto importante. Siamo con Taddeo, il direttore sportivo della Città di Minturno Marina. Insomma, al momento la vostra compagine sta attraversando sicuramente una fase difficile, 0 punti. Che cosa si può fare per cercare di invertire la rotta e se avete delle strategie? Allora, buonasera. Innanzitutto, come ha detto già Giampiero, e come avete visto, il numero a livello numerico siamo ovviamente molto ridotti, anche fisicamente non stiamo benissimo, proprio per come diceva il mister, dato sì che non riusciamo ad allenarci sempre per vari motivi. Però già venire qua in casa di una squadra, prima di tutto per il campo sintetico rispetto al nostro in cui sul quale, cioè, noi giochiamo sul parquet. In più a questo, strategie specifiche, niente, molto allenamento, soprattutto la parte atletica. Ovviamente rispetto a questa squadra qua avevamo dei limiti, però a livello tecnico, però penso che possiamo sfruttare le nostre, anche se poche, armi per raggiungere qualche risultato in più rispetto a questi 0 punti che abbiamo fino a questo momento.